Ehi ragazzi, qui con voi c'è Frostinox. Molti di noi hanno un animaletto da compagnia in casa, come un cagnolino o un gattino, anche un acquario di pesci, ma molti altri. Ma nel mondo ci sono persone abbastanza coraggiose da poter adottare animali pericolosissimi, ma molto pericolosi. Cose che noi non adotteremo mai per il gran pericolo che ci possono portare. Beh, siete pronti a vedere i 5 animali di compagnia più pericolosi adottati da un essere umano? Beh, che dire, guardate tutto il video fino alla fine, lasciate like e enjoy! Numero 1. Un leone domestico. Humayd è un ragazzo arabo proveniente dall'Arabia Saudita. Ha un grande passione per ogni tipo di felino esistente al mondo. Infatti, da come si può osservare dal suo profilo Instagram con ben quasi 800.000 follower, carica un sacco di immagini con i suoi leoni, le sue tigri e vari felini adottati da lui. E non solo. Anche altre specie di animali, come le scimmie, creando una sorta di zoo nel giardino di casa sua, senza parlare degli innumerevoli video fatti da lui, dove fa attività pericolose con i suoi leoni, come mettere il suo braccio nella bocca di un leone. Davvero pazzesco, io non farei mai una cosa del genere. Come potete vedere in questa foto, questi suoi animali girano a casa sua normalmente, come se fossero un semplice gattino. Davvero, deve essere molto coraggioso questo ragazzo a vivere con questi incredibili animali, davvero molto pericolosi. Numero 2. Un coccodrillo. Mary Tron è una donna della Florida che ha salvato Rambo, il suo piccolo animaletto, quando era solo un giovane alligatore e gli è stato permesso di tenerlo fino a quando non sarebbe cresciuto, perché ormai è diventato troppo grande per la sua proprietà e in base alle leggi locali, ma è molto adorabile. Come vediamo in questa foto, indossa abiti e occhiali da sole e non morde mai le persone, ma lo Stato sta cercando di portarglielo via, perché potrebbe essere pericoloso, anche se è stato educato in modo da non esserlo, come un cagnolino d'altronde. Ma speriamo che alla fine glielo lasciano il suo piccolo Rambo. Numero 3. Uno tra gli animali più letali al mondo, ma letalissimi, è lo scorpione, un animale velenosissimo che causa un gran numero di morti all'anno. E mai qualcuno proverebbe ad accudirne qualcuno. Ma sinceramente, qualche persona ha provato veramente ad adottare uno scorpione, dandogli il giusto cibo, la giusta gabbietta con tutto ciò che gli servirebbe per vivere, così da poter creare una sorta di amore tra uno scorpione ed un essere umano. Ma bisogna anche aver molto coraggio per fare una cosa del genere. Ma mi raccomando, non provateci a casa vostra. Numero 4. Orso grizzly. Un noto naturalista che adora ogni specie di orso esistente al mondo è arrivato a fare una cosa abbastanza pazza, ma che alla fine non si è rivelata brutta, anzi molto bella, cioè adottare un orso bruno che adottò sin dalla sua nascita e che chiamò Bruto. La coppia è inseparabile, è così vicina che quando il proprietario si sposò c'era anche il suo piccolo orsacchiotto a fargli compagnia nel suo matrimonio, diventando uno dei suoi migliori amici. E quando la famiglia è riunita, anche lui è in mezzo a loro, ad assistere, diventando proprio come un membro della loro famiglia. Anderson ci diede un messaggio molto importante riguardo agli orsi, aggiungendo che molte persone erroneamente hanno supposto che gli orsi fossero mangiatori di uomini e assetati di sangue. Ma Anderson ci disse che in realtà sta cosa non è vera, che gli orsi non sono affatto così, hanno solo paura dell'essere umano. Ma se tu li accudisci bene, sin dalla loro nascita, scoprirai che questi animali sono bravi e teneri come potrebbe esserlo un gatto o un cane. E Anderson aggiunge che se gli esseri umani si comportassero bene con loro, anche gli orsi ricambieranno il favore. Numero 5. Un orso polare. Mark Dumas e sua moglie sono gestitori di animali in Canada, il cui insolito animale domestico è un orso polare di nome Age.
Age è un orso polare di grosse dimensioni, che fu usato anche come comparsa in alcuni film. È anche spesso coccolato, abbracciato e baciato il suo proprietario, ma Mark ritiene che non si tratti solo di essere coraggiosi con questi animali così grandi e potenzialmente pericolosi, ma che si tratta di decenni di creare una forte amicizia. La vita di Age è davvero molto bella, non deve cacciare, tutti i generi alimentari vengono portati da lui ed il cibo ad alta qualità. Non si tratta di dover uscire sul ghiaccio e uccidere qualcosa. Bene, il video finisce qui, lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima, ciao!